presente, un ringraziamento a Fabrizio Fronzi, complimenti e gli auguri di buon compleanno a lui, anche se invecchiato precocemente, girando per monumenti, però a 20 anni. E niente, veramente un gli auguri per questa bellissima manifestazione che coinvolge tutta la popolazione, la cittadinanza, un ringraziamento particolare ai docenti, alle ragazze e ragazzi, gli alunni dei nostri istituti, di tutti gli istituti cagliaritani, di ogni ordine grado, come si sarebbe detto, un tempo fino all'università, agli studenti universitari, agli Erasmus, insomma un coinvolgimento veramente della popolazione giovanile tutta nel organizzare insieme ai Magomundi, a tutta la rete che sta all'interno della complessità dell'apertura di decine e decine di monumenti, grazie al lavoro splendido che Fabrizio Fronge e altri fanno da vent'anni a questa parte. Quindi un ringraziamento veramente a loro, perché grazie a queste migliaia e migliaia di volontari siamo nelle condizioni di aprire siti, di consentire di avere un'accoglienza di visite guidate, e poi è anche piacevole, insomma, avere veramente gradevole, è pure simpatico avere questi soprattutto i più piccoli, i nanerottoli che ti fanno da guida, sono spettacolari. Io parlo sempre col mio alter ego, il sindaco di Cagliari, giovanissimo, sono sempre 8-10 anni, hanno 8-10 anni e devo dire la verità, è sempre una cosa veramente che scatena risate incredibili ovviamente tra turisti, visitatori che entrano in comune o che visitano altri spazi. Anch'io voglio andare velocemente, non un convegno di studi, ma proprio un paio di battute, dicendo che giustamente anche nell'accenno nel video, quello che è stato detto qui da Fabrizio Fronge, i monumenti ormai sono aperti la maggior parte, tutti, tutto l'anno. Monumenti aperti è il momento di riscoperta collettiva di questi luoghi, di questi monumenti. La sfida è aprire un monumento per monumenti aperti e proseguire con l'apertura di un ulteriore sito, un ulteriore spazio, un monumento che si aggiunge all'elenco nel corso degli anni futuri. Quindi ulteriori luoghi aperti ai visitatori, ai cittadini, a tutti coloro che vogliono visitare e leggere le diverse stratificazioni della nostra splendida città. Sono infatti ormai aperti alcuni luoghi storici che venivano aperti solo in alcune occasioni, pensate a Tuvicento che è aperto tutti i giorni, l'anfiteatro, noi in questo caso abbiamo fatto una cosa particolare anche con Fabrizio, i cantieri aperti. Uno dei più interessanti è quello dell'anfiteatro romano, l'anfiteatro romano è già visitabile 3 giorni alla settimana, anche su prenotazione, ma in questo caso proprio nel corso dei prossimi giorni verranno montate alcune strutture importanti con un'attenzione e una cura nel dettaglio certosino perché dobbiamo riprendere, grazie all'intervento di 1,5 milioni di euro, lo smontaggio di quell'ulteriore porzione che ancora copre il monumento, per poi intervenire con un restauro importante sul monumento e un domani ripensare il luogo come luogo di spettacolo, senza però coprire, mortificare o addirittura deturpare, rovinare il sito archeologico, l'anfiteatro che è un sito eccezionale e straordinario presente nel tessuto urbano. Quindi sarà una caratteristica questa dei cantieri aperti, ci sarà anche, chiedo scusa all'università, un transito di mezzi, perché bisogna montare una gru particolare per arrivare a non interferire sul monumento, a non intaccare il monumento, ma a raggiungere quel terzo anello che ha una bella altezza, per portarlo via senza, stando attentissimi ovviamente ai rischi, tenendo conto che stiamo operando in un sito archeologico delicatissimo e in un contesto molto sensibile. L'altro aspetto è quello del coinvolgimento del comune. Il comune ovviamente dà un contributo economico per l'organizzazione dell'evento da sempre, almeno da quando noi abbiamo sposato giustamente l'iniziativa.
tutti i nostri siti sono aperti e mi fa molto piacere che la nostra società, il CTM, la società di proprietà dei cagliaritani, perché poi il CTM è la società che vede come proprietari i cagliaritani per la maggior parte delle quote, quindi io né più né meno rappresento la proprietà che sono i cittadini cagliaritani, e mi fa molto piacere perché poi quando le strade sono frequentate, i siti visitabili e visitati, è chiaro che è anche un incentivo all'uso del trasporto pubblico, a riscoprire i luoghi senza auto e quindi anche a non solo al frequentare luoghi di cultura, ma a far crescere e far germogliare una cultura della possibilità di godere dei luoghi della città senza che ci siano interferenze date dalle auto, dal traffico veicolare, eccetera.